I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TICMILE, e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMILE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMILE, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 71% e il 72% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMILE UK LTD e TICMILE Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il secondo appuntamento della miniserie dei sette previsti fino alla fine dell'anno. Come sempre, il mitico Tony Cioli Puviani. Allora, Tony, prima di lasciarti la parola, io direi di fare una carrellata sul calendario economico, sugli eventi più importanti che ci aspettano questa settimana. Oggi, no, a parte un discorso di Draghi, ma non so effettivamente quando possa avere valenza. Domani ci sono dei dati importanti sul lato americano. Ricordo che c'è lo sfasamento sull'orario, visto che noi comunque siamo adesso un'ora indietro, mentre quindi i dati saranno pubblicati alle 15 sul lato americano. Poi mercoledì c'è la decisione del FONC, quindi la decisione del tasso di interesse, sicuramente l'evento più importante della settimana. Per chiudere poi venerdì comunque con dei dati sempre sul lato americano, con l'indice manufatturiero. Tony, parlavamo prima un po' prima di avviare la registrazione in privato, da attenzionare soprattutto adesso l'apertura del FTSE MIB, visto che comunque ci sono state le elezioni umbre che hanno un po' anche comunque era abbastanza scontato il dato, perché comunque adesso la palla sempre essere passata in mano alla coalizione di destra, e sicuramente lo scarto dei voti, si parla intorno a un 20% di scarto tra i due candidati, dovrà far riflettere un po' anche il governo, e quindi inevitabilmente si potrebbero aprire degli scenari abbastanza incerti sul fronte italiano. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Oddio, che magari vincesse il centrodestra della coalizione nuova poteva essere abbastanza scontato, però il divario nettissimo che c'è stato di oltre 20 punti percentuale è un campanello d'allarme per la coalizione che tuttora è al governo e indubbiamente qualche ripercussione si può avere, ma poi tra l'altro ieri chi segue le informazioni, il Financial Times è uscito con una notizia che ha fatto già il giro del mondo su un coinvolgimento del nostro Presidente del Consiglio relativamente a una consulenza del maggio 2018, quando lui era in procinto di diventare premier, adesso non so bene le date, o era in Fieri, relativamente a un qualche cosa sulle banche, e bene o male c'è stato conflitto di interessi perché il consiglio che lui ha dato ai suoi clienti coincide con quello che poi ha fatto il governo, il suo governo, relativamente alle banche. Adesso non so ben di più perché la notizia di ieri notte, e poi ho visto qualche trafiletto oggi, e questo insomma è una sorta di impeachment alla Trump, conflitto di interesse che potrebbe anche questo pesare. Fatto sta che le elezioni hanno, è vero, vinto una coalizione che si poteva immaginare potesse vincere, però lo scarto è enorme e la cosa più preoccupante per quello che riguarda almeno la borsa è che la somma delle voti percentuali in Umbria, la regione tradizionalmente rossa, tradizionalmente del Partito Comunista una volta, del PD più recentemente, insomma Salvini e Meloni
insieme fanno quasi il 50%. È il 50% di due forze dichiaratamente sovraniste, il che, visto che stiamo andando verso un'Europa, insomma, sembrava scemata la rivoluzione, la possibilità delle forze più sovraniste contro l'establishment europeo. Ecco, questo è un campanello d'allarme perché l'Italia vuole regolare è sempre di gran lunga il terzo stato della comunità europea e quindi ha la sua importanza, un'importanza molto 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 importante. E quindi questo già si riflette proprio mentre sto parlando, visto che siamo dal vivo, sull'andamento del BTP che ha sfondato. Io faccio riferimento al BTP Future, che è un paniere teorico dove si contratta un sottostante di titoli a scadenza, grosso modo 10 anni, per la verità tra gli 8 anni e mezzo e 10 anni e mezzo, comunque. E questo BTP Future già perde lo 0,30, adesso si trova sui minimi a 143,89, 143,90 e è a cospetto di un Bund che scende anche lui, ma dello 0,13, e quindi abbiamo un leggero anche allargamento dello spread che si porta a 145. Quindi quando ci sono le forze sovraniste che guadagnano, così come abbiamo avuto quel rally del BTP impropriamente attribuito al governo giallorosso, impropriamente perché ne abbiamo già parlato più volte in tutti i webinar, di fatto anche la Grecia, ad esempio, aveva fatto lo stesso tipo di rally, i BTP che rendevano i 10 anni, che rendevano di più di tutti, erano quelli della Grecia e quelli dell'Italia, si sono ridimensionati perché sappiamo che ci sono delle politiche monetarie che partiranno dal 1º novembre, cioè tra qualche giorno, volte a agevolare un po' i titoli di Stato, visto che prevedono gli acquisti di titoli di Stato, in particolare quelli che rendono di più, insomma, sono stati presi di assalto. Comunque, fatto sta che queste elezioni in qualche modo segneranno un qualche cosa e quindi i mercati che sono veloci già reagiscono con uno spread che si alimenta con un rendimento del BTP che a occhio dovrebbe, ve lo dico subito, dovrebbe tornare sopra all'1%, comunque ve lo dico, questione di un istante. Ecco, Italia 1,08, sì, si è portato sopra l'1%, abbiamo visto un minimo di 0,78 circa, e questo è quanto. Ci aggiungiamo la storia di Conte che ha fatto, dovrebbe aver fatto, secondo le fonti del Financial Times, un conflitto di interessi. Conte si è già un po' difeso dicendo che, insomma, lui in quel momento faceva nient'altro che il suo lavoro, non ha nulla da temere, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è in maretta dal punto di vista istituzionale italiano, perché la forza che adesso sta governando, ovvero il governo del PD più il 5 Stelle, è stato, anche se in una regione piccola, sonoramente sconfitto. Poi sono state già 10 volte, hanno fatto le ultime regionali, 10 volte hanno perso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo ne parliamo solo a livello di mercati, dovrebbe in qualche modo, non dico travolgere FTSE MIB, che sostanzialmente poi seguirà a occhio l'andamento dei mercati, però vediamo che cosa succederà. Mancano 5 minuti all'apertura, tanto ricordiamo quello che abbiamo detto martedì scorso, che abbiamo fatto abbiamo fatto un po' delle previsioni. Mi ricordo che avevamo shortato a 22 520 510 di indice, cioè di CFD. Abbiamo tentato un rapporto rischio-rendimento, mi sembra, di 150 punti, eccetera, eccetera. Al momento non saremmo stati ancora, non siamo ancora stati stoppati, perché 150 punti non ci sono stati, da 22.510 potremmo essere stoppati adesso. Abbiamo chiuso a 610 sui massimi, per cui 100 punti oltre, però è anche vero che abbiamo rischiato già di andare a questo target favoloso di 600 punti, rischiato proprio no, però
Subito dopo abbiamo visto il FIB scendere, adesso non vado a memoria, però l'indice italiano direi intorno al 22,2, per cui c'era anche la possibilità, ecco, adesso lo vado a vedere, insomma, di guadagnare qualche punto. Comunque, ecco, i mercati poi sappiamo si sono mossi pochissimo negli ultimi giorni a rialzo, da segnalare secondo me, il nuovo record del Nasdaq in chiusura, che ha fatto addirittura 8.000, il Nasdaq 100, io mi riferisco all'indice, 8.029 e 22, e ha fatto infraday anche 8.033, andando a battere di misura i precedenti record del 26 luglio, che erano rispettivamente in chiusura 8.027,18, per cui abbiamo 2 punti in più del precedente record in chiusura, e era il record infraday, voglio dire 8.027,18 e 8.016 in chiusura, per cui c'è stato il nuovo record del Nasdaq 100. Anche lo Standard & Poor's ha fatto il nuovo record in chiusura, perché è arrivato a 3.000. No, in chiusura, sto guardando qui, no, in chiusura no. No, Ha ancora fatto. io ce l'ho Esatto. a 3027, però non. Ma io guardo l'indice, ha fatto 3.027,39, mentre il precedente del 26 luglio era 3.027,98 e la chiusura è 3.025, qui abbiamo fatto 3.022, per cui abbiamo sfiorato senza falli i due record, comunque siamo Siamo arrivati lì come quotazione, diciamo, tra CFD basato sull'indice e lì. poi. Siamo lì, veramente lì, questione di frazione di un punto, addirittura frazione di un punto. Però graficamente si può vedere che come l'S&P si è appoggiato, diciamo, tra virgolette, sui massimi e Nasdaq l'abbia un po' invece più, abbia fatto il record comunque storico. Lo vedete appunto graficamente. Esattamente, no, Nasdaq con la chiusura che c'è stata, ovviamente abbiamo fatto un record, eccocelo qui, 8.029,22, il precedente era 8.023, era 8.027, 8.016,95 del 26 luglio, qui ci sono stato attento a contare. Comunque, fatto sta che oggi i future americani, almeno per quello che riguarda il Nasdaq 100, sono positivi dello 0,26, per cui abbiamo 8.056 di future. Ricordiamo che il future non è l'indice, perché l'indice aprirà alle 3:30 orario italiano, per cui ci possono essere degli scostamenti anche importanti, perché notiamo che il future oggi arrivi a 8.070, ha già fatto 8.064,75 durante la notte, e poi scenda magari nell'imminenza delle aperture, e poi il cash farà la sua strada, e non è detta che ci sia una coincidenza, perché in queste ore il cash è chiuso e l'indice non batte niente. Quindi siamo molto, ma molto curiosi di quello che potrà avvenire, perché siamo in un contesto di record storici assoluti, appena baciati, diciamo, in prossimità degli americani. Future positivi. BTP italiano che in questo momento sta battendo minimi su minimi, 143,86, DAX che veleggia sui massimi dell'anno vicino a questa quota mitica del 12,9, ha già fatto 12,9,15, e FIB italiano che sta aprendo in prossimità della parità 22,530. Dal mio punto di vista, ovviamente, è evidente da quello che dico, con un BTP che scende e con uno spread che si allarga, con questa nuova situazione politica, che si dica o non si dica, qualche cosa almeno dal punto di vista emotivo può dare in senso negativo, e anche l'impeachment tra virgolette a Conte, potrebbe esserci una partenza leggermente disallineata rispetto a quello che succede in America, e questo è quanto. E c'è da dire che poi sono i rumori, i cosiddetti rumori di fondo, poi non è detto che nei giorni prossimi queste non siano occasioni magari di acquisto, questo è difficile saperlo, perché però sicuramente ci sarà un disturbo da parte
del nostro indice per queste vicende. Infatti, vediamo già che l'apertura del future avviene a 22,530, che è ben inferiore a quello che si poteva ipotizzare solo ieri sera, perché alcuni davano appunto la partenza almeno sul 22.600-650. Ecco, in questo momento ha aperto l'Italia esattamente invariata, lo possiamo dire invariata. L'indice sappiamo che avrà la sua definizione alle 9.01, quando tutte e 40 le aste di apertura saranno definite. Eccolo qui, abbiamo il primo indice a 22.600 punti, per cui insomma sostanzialmente in linea con le chiusure dell'altra volta. Ecco qui, ecco questo qui. Io sarei ovviamente già per shortare, perché tutto sommato. Io poi ne ho shortato il DAX perché Fuzzy MIB è un po' troppo pesante come punti sul conto. Siccome è molto facile adesso andare short, questa mattina non ce l'ho fatta e ho shortato il DAX a 12.898 e almeno come target mi piacerebbe vederlo a 12.830. Ah, beh, insomma, è un bel target perché parliamo di 60 punti. Ebbene, Però è un insomma. po' il discorso che hai fatto tu l'altra volta, che se sei disposto comunque ad andare short, lo devi fare per target abbastanza importanti, non accontentarti di pochi punti. Però vediamo. La situazione è abbastanza simile anche nei prezzi a quella di martedì scorso, è quasi del simile in tutto. E poi abbiamo visto un calo martedì stesso, dopo che abbiamo parlato, c'è stato un calo anche abbastanza importante, un po' un tentativo di recupero mercoledì, invece poi c'è stato il passaggio di miglioramento giovedì e venerdì in modo molto particolare. Ecco, e questo un po' è quello del il destino di quello che stava facendo l'indice. Adesso no, bisogna indubbiamente notare come il BTP italiano stia veramente scendendo, perché in questo momento non so se tu ce l'avete voi il BTP. Il BTP no, però lo sto facendo vedere il future su investing e in effetti adesso è meno 35, 0,35%. Accidenti, sta calando proprio di brutto, di brutto, di brutto. Anche questo in genere influenza un po', magari non in Quindi i questo mercati momento. stanno anticipando una probabile crisi di governo, No, potrebbero. crisi di governo è presto per dirlo. Il BTP, no, crisi di governo non credo, non credo. Anche perché l'indice italiano è addirittura positivo, per cui in linea con gli altri indici, no, però è un qualche cosa che disturba sempre. Crisi governo, no. Crisi governo potrebbe esserci qualora su Conte vengano confermate queste relazioni, queste cose che ha detto ieri il Financial Times, però è anche vero che insomma lui ha già spiegato che si trovava in un contesto molto particolare dove poteva dire quello che poteva dire, che ancora non era nelle sue funzioni di Presidente del Consiglio, e quindi la sua consulenza non dovrebbe danneggiarlo. Però mi piace fare notare proprio in live, che è importante, questa importante presa di beneficio del BTP, che una volta si sarebbe dovuta riflettere immediatamente anche sulle banche, perché noi sappiamo come il BTP sia un asset detenuto per 600 miliardi, credo, dal sistema bancario italiano. E questo è un dubbio che sta avvenendo adesso, perché il BTP perde una figura addirittura dai massimi che aveva avuto la volta scorsa, si sta acuendo lo spread, e quindi questi sono segnali che dovrebbero riflettersi anche sul nostro FTSE MIB, che al momento, a dire il vero, è imperturbabile, vale 22.615, addirittura è qualche punto superiore al valore dell'altro giorno di chiusura di venerdì. Secondo me, io ne shorto uno, guarda, shorto un FIB idem. Eccolo qui, vediamo se si sente, 22.560, ecco, eccolo qui.
questo momento 22,560. E perché, insomma, con un BTP che perde i pezzi in questo modo, mi sembra che valga la pena farlo. Ecco, tutto qui. Tra l'altro, niente, vediamo, volevo vedere anche il Bund ha da sempre dei significati, anche il Bund per la verità scende, scende, quindi vuol dire che stanno vendendo proprio delle obbligazioni non è, e lo spread, quando scende anche il Bund, ne beneficia, nel senso che se scende tanto il BTP, ma scende qualche cosa anche il Bund, lo spread attenua la sua allargamento, perché ricordiamo che lo spread è la differenza dei tassi che intercorrono tra il rendimento del decennale tedesco e il rendimento del decennale italiano. Se anche il decennale tedesco, come sta accadendo adesso, aumenta calando di prezzo i suoi rendimenti, cioè portandoli a meno che negativi, evidentemente questo aiuta lo spread italiano a non scendere. Infatti lo spread italiano rimane intorno ai 145. Tutto qui. Ecco, noi siamo all'1,10 di rendimento in questo momento, 1,10 di rendimento e lo spread a 144,4. Questo è molto interessante, cioè sono dinamiche che io guardo, specialmente dopo delle elezioni politiche, cose al governo, tutte queste storie qui sono molto importanti, secondo me, ecco, proprio importantissimi, guardare quello che fa il BTP. Il BTP è veramente il punto in dove gli operatori internazionali fanno sentire il loro parere su quello che pensano l'Italia. Il mercato italiano purtroppo è un mercatino. Il BTP invece è un mercatone, perché col debito pubblico che abbiamo, evidentemente l'interesse dal punto di vista proprio dei soldoni sta nel BTP. Intanto notiamo che sta scendendo un po' il FIB o l'indice, è sceso sotto i 22.600, siamo a 22.592 per quello che riguarda l'indice, e il FIB sappiamo c'è questa differenza fastidiosa di circa una cinquantina di punti dovuta allo stacco dei dividendi. Ce ne sarà, adesso non me ne ricordo, ci sarà Mediolanum, mi sembra Mediobanca più un altro che mi sono scordato, nel mese, mi sembra uno, potrebbe esserci già la prossima settimana, e poi infine a novembre dovrebbe chiudersi questo stacco dei tre ritardatari. Ecco tutto qui. Ok, allora io direi, Tony, ci sono un po' di domande. Sì. Allora, vediamo intanto, quindi DAX o sale. Allora, partirei proprio col DAX, perché Andrea ti chiede, buongiorno Tony, vorrei sapere se il DAX in questa settimana potrebbe superare i 13.000. Ci siamo vicini. Beh, la domanda è più che pertinente. Siamo in un trend favoloso dove ha fatto 1.300 punti di seguito. È evidente che è nelle corde del DAX arrivare anche 100 punti sotto. Adesso che abbiamo parlato delle vicende italiane, secondo me i market mover, quelli che potranno effettivamente decidere se portare o no il DAX a 13.000, li vediamo dalle grandissime trimestrali americane che usciranno. E faccio riferimento al fatto, adesso non le vorrei sbagliare, ma stasera già è visto, stasera ci dovrebbe essere addirittura Google Alphabet. Google, che è una delle più grosse aziende al mondo come capitalizzazione, oggi renderà noto i suoi conti. Evidentemente influenzerà tantissimo gli indici americani, in particolare il Nasdaq e lo Standard & Poor's. Evidentemente c'è un po' la paura di Amazon, dove all'uscita della trimestrale ci fu addirittura un meno 9%, poi quasi integralmente recuperato nella giornata stessa. Stasera c'è la storia di Google. Poi ricordiamo anche, va ricordato assolutamente, che mercoledì invece ci sarà l'uscita di Facebook e di Apple. Inoltre ci sarà anche la Fed, per cui abbiamo un trio
eventi clamorosi che potrebbero ulteriormente consacrare il rialzo americano degli indici qualora Powell sia accondiscendente, qualora i bilanci di queste aziende che ho appena nominato fossero buoni, ecco, quindi abbiamo la possibilità di andare a 13.000, secondo me, coerentemente a quello che succederà essenzialmente nelle finanziarie, nei risultati d'esercizio dei bilanci di queste tre grandi aziende, che ripeto, Google, Alphabet, Facebook e Apple, rispettivamente la prima lunedì e poi mercoledì. Inoltre abbiamo la Fed, lì danno il 95% di possibilità il fatto che verrà diminuito di un altro quarto di punto il tasso Fed, e questo aiuta i mercati, però credo che i mercati lo abbiano nelle corde. Poi sarà importante vedere i commenti, quello che hanno deciso, perché, non perché, come al solito, perché, non perché, come al solito, perché tramite quello che avranno deciso, insomma, poi il mercato si direzionerà. Ecco, questo è quanto per rispondere. Però è evidente, questo faccio un riassunto un po' di lungo discorso, intanto vedo che il DAX continua ad andare verso i suoi nuovi massimi, almeno l'infradega, che siamo a 12.906, ripeto. In questa situazione qui stiamo sempre attenti anche nell'andare long agli stop, perché cosa succede? Quando siamo in prossimità di questi record, è molto facile che ci sia la prosecuzione. Praticamente, se andate a risentire la puntata di martedì scorso, il discorso era questo: è più probabile che ci sia la prosecuzione. Nel caso di storno, però, potrebbe esserci un rapido sviluppo negativo della diminuzione dei mercati. Tra l'altro, sarà importante anche il 1° novembre, l'ISM manifatturiero, ovvero un indice fatto su questionari e direttore di acquisto, o il direttore e manager delle aziende, sia americano, sia dell'Europa e sia tedesco. Attenzione, questo avviene in genere il primo giorno del mese lavorativo nuovo e fa riferimento al mese precedente. Vi ricorderete, qualcuno che è attento si ricorderà quanto l'1 ottobre, io vado a memoria, ci fu una partenza degli indici mondiali molto 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 brutta, perché venne fuori il dato ISM americano alle 4, alle 4 meno un quarto, alle 6, alle 15:45 di quel giorno lì, e i mercati improvvisamente si girarono e persero moltissimo, perché fu un dato molto 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 brutto, perché anticipatore di quello che è l'economia. Quindi come andrà il DAX, come andrà tutto, dipenderà essenzialmente da questi fattori, che ripeto, sono molto importanti per me, e in questo caso market mover trimestrale già stasera di Google Alphabet, una potenza mondiale incredibile, Facebook mercoledì, Apple mercoledì, poi mercoledì 2 ore prima, ricordiamo alle 19, non alle 20, ci sarà la decisione sui tassi di interesse. Adesso non mi ricordo se ci sarà o no il discorso di Powell, questo non me lo ricordo. Non me lo ricordo, sto guardando intanto il BTP che scende allo 0,62, ma il FIB non sicura. Il Ecco, discorso. un po' di forze relative del DAX che spinge su. Beh, Esattamente. Esattamente. vediamo. Tra le domande, tra l'altro, ho risposto anche ad Andrea che chiedeva appunto se Powell abbasserà ancora i tassi. Poi, allora, molti in chat io vedo che ovviamente lo short, anch'io ho shortato il DAX, molti in chat chiedono di shortare sui massimi, tra cui anche Giuseppe che ti chiede cosa ne pensi di aprire degli short sul Nasdaq. Allora, poi qualcuno chiede Tony come operare in short sui massimi. Non ho capito bene la domanda, forse se intende mettere gli stop sui massimi. Beh, è un'operatività un po'
po' pericolosa perché comunque shortare mettendo sempre lo stop sul magari un punto sul massimo è molto più facile che ti venga a prendere. Tony, sul Nasdaq. Allora, innanzitutto, mentre parlavo, abbiamo notato un rally importantissimo del DAX che è arrivato addirittura al suo nuovo massimo dell'anno, 12.940 e mezzo per quello che riguarda il suo future e per quello che riguarda l'indice, direi sì, perché c'è un po' di 12.945. Abbiamo notato addirittura il Nasdaq 100 future che si è spostata da 8.050 addirittura a 8.075, mentre il nostro FIB rimane impaludato. Allora, per quello che sono fatto io, che sono un po' uno scalper veloce, non sto a incancrenirmi su altri titoli che sembrano impazziti. Preferisco shortare il FIB, evidentemente, perché ha dato un segnale di forza negativa clamoroso. Perché a fronte di uno spostamento di 50 punti di DAX, lui addirittura è rimasto lì, si è fatto un rallino veloce, ma ha già ripiegato. Questo è il concetto. Fatto sta che, come qualcuno, per essere coerente con quello che ho detto, mi sta bene, mi sta benissimo anche uno short di Nasdaq, uno short di DAX, perché tendenzialmente. Almeno in questa serie di interventi che ho fatto con TicMill, e questo è il 19esimo, mi sono sempre espresso favorevolmente al fatto che quando si arriva ai record storici degli americani, sempre, o almeno quasi sempre, o sempre negli ultimi 2 anni, ecco, gli indici sono guardati un po' in faccia, si sono imballati nella prossimità dei massimi per poi stornare qualche punto percentuale. E questo è quello che ho detto martedì. Conseguentemente, se è vero che fanno così il Nasdaq 100, il Dow Jones e lo Standard & Poor's, sicuramente presi di beneficio sul DAX ci saranno. Per cui, coerentemente con quello che ho detto, preferisco lo short di FIB perché mi dà più sicurezza, visto che c'è un BTP in crisi in maniera abbastanza spaventosa, ha perso quasi una figura di riferimento, è un pezzo che non si vede al BTP in crisi in questa maniera, ma ugualmente è possibile anche shortarsi sul DAX e sul Nasdaq. Come si fa? Come si fa? Uno inserisce e short, cioè non. Come si fa a shortarsi sui massimi? Su che base? Sicuramente, adesso poi vedi, mentre parlavo è sceso di nuovo tutto tanto, tutto tanto. Io, Tony, ho dato un altro di DAX a 12.939. Magnifico. Sono io sui massimi, ovviamente è facile magari shortare, però quello che faccio io è dividere le sides in base un po' a quello che è la mia sopportazione Allora, del tutto, io perché ovviamente il trucco è non stare lì con gli occhioni a guardare in queste situazioni. Io sono un po' anomalo delle inversioni conclamate e vi spiego perché, però questo è il mio punto di vista che sarà contraddetto da tutti gli esperti che però non giocano. Se uno si mette a aspettare in questa situazione qui, lo dico per esperienza personale, in queste situazioni di bagarre rialzista dove il DAX improvvisamente parte e fa il nuovo record dell'anno, dove il Nasdaq improvvisamente parte e fa il nuovo record dell'anno, dove se uno si mette ad aspettare dal punto di vista tecnico un segnale dichiaratamente negativo, che è tutto rispettoso, ha una modalità di operatività molto ma molto tranquilla. Cioè, una cosa come facciamo io Giuseppe, inserirsi con la piccola size, vedi che sale sale, uno la inserisce lì e prega Dio. Una cosa è mettersi qui con gli occhioni e a fare i conti e dire qui abbiamo l'inversione. Sicuramente questo è il giochino che si fa tra quelli che parlano di trading.
È chiaro che se volessi fare il furbo, dico, attenderei un attimino lo stato di inversione per avere più certezze. Invece io non sono di questo genere, perché dal momento che in questa situazione tu hai una parvenza di short, è il momento che almeno a me succede così. Ecco, guarda che scende, magari aspetti una bella candela a 4 ore rossa, è il momento che ti ribecchi la controsalita in faccia. Perché quando il mercato è toro, rimane sempre più probabile che ci sia recupero. Quindi, coerentemente anche con quello che ho detto martedì scorso, secondo me la tecnica è quella di guardare un massimo e infilarsi lì e sperare che poi scenda. Sembra, non lo dirà mai nessuno questo, perché sembra un discorso del cavolo, però è l'unica maniera di farlo. Perché se uno adesso magari aspetta la candela oraria così e comincia a shortare il DAX a 12.830, che è il target che ci siamo posti, insomma, con Giuseppe stamattina, ti ricordi? 8.30 mi avevi detto. Ecco, evidentemente a 8.30 io preferirei ricomprarlo perché mi chiudo lo short. Tutto qui, il resto sono chiacchiere di istintivo. Il metodo per shortare è guardare il massimo, 5 punti in più, 5 punti in meno, inserirsi con una size amatoriale e poi eventualmente provare a venderne un'altra se dovesse risalire su. Questo è il metodo che c'è. Poi sentirete 12 miliardi di metodi, magari anche validi, che però hanno un'operatività che magari ti dice solo venerdì prossimo che vale la pena shortare perché la chiusura del weekly avviene sotto il livello, eccetera, eccetera, ma è un'operatività completamente differente. Rispettabile, ma non è quella che ci proponiamo a fare a questi webinar, perché poi alla fine io giro, 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 ma alla fine io vedo che la gente facciamo tutti allo stesso modo, siamo qui, stiamo guardando il monitor, vogliamo un'operazione veloce e l'operazione la devi dare quando tira, 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 tira. E infatti, senza, guarda, mi accorgo adesso, senza volerlo, ecco che c'era questa bella tirata. È quello che è entrato in breakout, ha perso moltissimo perché il nostro FIB è sui minimi in questo momento e vale 22.510, 22.560 l'indice, per cui siamo sul minimo assoluto. Il DAX addirittura, che l'avevamo visto volare a 12.940, ha rotto e perso 41 punti in questo momento, quindi si trova nel suo indice a 12.905. Da 12.945, 40 punti è già tanta roba perché anche un mini DAX sono 200 euro, un DAX grande addirittura sono 1.000 euro. Ecco, non è che oppure a seconda della size che decidiamo di operare. Per cui vedete proprio mentre si parlava come le giocate un po' distinto di pancia possono andare bene, possono andare male, in questo caso. A me sono venute benissimo perché io sono short, come avete sentito forse anche dai rumori, a 22.560, poi ho shortato anche dei BTP che ho ripreso, lì è andata molto bene, però l'ho fatto stamattina alle 8, shortare oggi BTP con la situazione politica, con l'impeachment a Conte, era come per me sparare sulla Croce Rossa, anche perché quando dicono la politica non influenza, la politica tutto va dove deve andare, dicono delle grandi sciocchezze, oppure dicono delle cose vere se guardiamo un contesto di medio-lungo periodo. Allora anch'io sono d'accordo che alla fine i mercati vanno dove devono andare perché l'economia si muove in certo modo in base alle politiche delle banche centrali, eccetera. Ma sfruttare l'emotività dei rumori di fondo è un qualche cosa che chi dalla mattina alla sera è dietro a un monitor, lo devi fare per forza perché tanti discorsi di aria fritta non si fanno poi nella realtà. Quindi vedete che guardare le elezioni, vedere che le forze sovraniste hanno dominato, vedere che il governo attuale ha preso una sonora batosta tremenda. Cosa è successo? Che il BTP è sul minimo dell'ultimo mese e mezzo da quando hanno fatto sto governo, nettamente, che lo spread si è allargato, il nostro indice è negativo a fronte e siamo sui minimi e il DAX stesso si è ripreso. E questo fortunatamente facciamo tutto la diretta e quindi senza troppi ma e senza troppi se. Quindi
E niente, se c'è qualche altra domanda, qualche altra spiegazione, io Sì, provo. adesso ci sono delle domande. C'è una dinamica tale oggi, Giuseppe, che fai fatica a rispondere, che già ha cambiato No, infatti, poi tra l'altro stiamo anche operando in real time, quindi è sicuro. difficile anche gestire sempre tutto, però ci proviamo e spero che apprezzate anche il fatto che Tony, oltre a fare comunque analisi, a dirci lo scenario, è sul campo ad operare, quindi in real time vedete proprio un vero trader come opera sui mercati e i ragionamenti che fa. Allora, ipotesi di un rimpasto con Draghi, come lo vedi? Ti piace l'idea? Potrebbe smuovere un po' il... No, Ma no, Draghi, secondo me ho Draghi, capito. oddio, è un'idea, questa è una domanda a freddo così, Draghi non accetterebbe mai di essere parte di una coalizione con i Grillini e il PD di Zingaretti, secondo me è impossibile. Se lo fa, magari lo potrebbe fare da Presidente del Consiglio, innanzitutto. Non così nel ministero rimpasto, perché rimpasto vuol dire cambi qualche ministro e poi metti Draghi al posto di un altro. Non esiste che Draghi, cioè se Draghi lo dovesse mai fare, se lo farà, o fa il Presidente della Repubblica o fa il Primo Ministro, cioè fa il Presidente del Consiglio. Questo è poco ma sicuro. E quindi Poi c'è un'altra domanda sempre collegata a questo: se ci fosse l'impeachment index, saremmo long? no, no, no. Ah, bella sta domanda. Questa, Mattia. no, no, no. Io, mi è piaciuta questa. Ho capito adesso. Se ci fosse l'impeachment sarebbe long. No. Spiego perché. Tenete conto, come al solito, devo fare il disclaimer. Io do delle analisi mie sui movimenti della borsa. Non voglio entrare nel merito. Se una volta ho fatto un post semipolitico con le polemiche che sono durate dei mesi e mi dà fastidio anche. Io dico questo. No, dico no, perché lui ha fatto questo ragionamento. Se ne va Conte, si levano dalle scatole questi qui e la borsa sale. No, no, perché per ora tra i due è successo quasi l'opposto. Perché se n'è andato Salvini, incidentalmente c'era il recupero dei titoli di Stato, del BTP e della Grecia, dovuto anche a Draghi, ma un po' anche dovuto al governo, che con Gentiloni alla Commissione europea, e con l'esclusione di Salvini e dei sovranisti puri, di fatto dava più possibilità di dialogo con l'Europa. Quindi è questo governo qui è più pro borsa. Se l'impeachment a Conte si apre uno scenario dove l'Italia potrebbe ritornare Salvini con la Meloni e questo non piace sicuramente all'Europa e non dovrebbe piacere almeno inizialmente alla borsa. Poi convengo anch'io che dal punto di vista economico e tecnico Salvini potrebbe fare delle cose più differenti rispetto a questi, però inizialmente il dialogo con l'Europa, l'arroganza anche di Salvini in certi modi di fare, eccetera, spaventerebbe le borse. Per cui in tutti i casi credo che un impeachment, diciamo tra virgolette all'inglese, insomma una seria presa di posizione contro Conte darebbe via a un ribasso delle borse, perché anche l'incertezza di andare alle elezioni anticipate con un dominio Lega, e quello dovrebbe esserci, il dominio Lega Meloni, non è una cosa che almeno inizialmente piacerebbe alle borse. Questa è la mia idea, che potrebbe essere però smentita dai fatti, ma sono abbastanza convinto di quello che dico. E questo lo vediamo, ricordiamo, l'abbiamo detto alle 8:50, che guardare il BTP ti dà qualche minuto di vantaggio rispetto al FIB. Tant'è vero che chiunque avesse shortato un indice italiano in qualsiasi momento della mattinata, in questo momento sarebbe inutile perché siamo sul minimo assoluto. E questo era già stato manifestamente
palesato dall'andamento del BTP che oggi è importante. Oggi siamo fortunati a fare una trasmissione in diretta su dei movimenti e su delle elezioni test politiche sull'Umbria, che sono 600.000 elettori, per cui di un'importanza abbastanza modesta, però guardate il casino che hanno fatto, perché poi è la mia materia, io qui sguazzo queste cose qui, rimanendo, io sono abbastanza politico poi, preferisco essere tecnico, cioè, sicuramente non mi piace questo governo, questo lo posso dire perché non mi piace, insomma, questo lo posso dire che questo governo mi espongo, non mi piace, proprio non è che mi faccia schifo, però non mi piace, non mi piace. Però fa meno paura questo governo alla borsa di un teorico Salvini potentissimo e con la Meloni. Per cui, perché? Perché secondo me è così. Anche se poi in campo verrebbero messe magari delle situazioni più favorevoli all'economia. Però nel breve sarebbe un casino in tutti i casi. Tutto qui. Perfetto, allora il tempo è già volato perché sono passati 3 quarti d'ora, la registrazione ci sarà, quindi poi nel pomeriggio verrà comunque pubblicata. Sì, è stata una bellissima lezione di trading oggi. Allora, io vi do appuntamento al prossimo. Intanto Tony ti ringrazio, Simona ti dice ciao Tony, sei un grande. Diversi complimenti in chat. Allora, io vi do appuntamento al prossimo webinar che aspettate che non mi ricordo la data, Il è il 4. 4 novembre. Quindi chi si è iscritto ovviamente non deve reiscriversi e quindi è già automaticamente iscritto. Quindi ci vediamo lunedì alle 8:45 per il terzo appuntamento. Grazie a tutti e vi auguro una buona settimana.